aumenta sempre di più lo spezzatino politico in vista delle prossime amministrative nel comune di Arezzo. La corsa a Palazzo Cavallo a quanto pare sarà a 7. Tanti saranno infatti i candidati a sindaco per il comune capoluogo. Matteo Bracciali, candidato per il centro-sinistra, Alessandro Ghinelli con la lista Ora, Maria Cristina Nardone con la lista Dalle chiacchiere alle soluzioni, Massimo Ricci, candidato del Movimento 5 Stelle, Roberto Barone con la lista Idea Arezzo, il candidato di Insieme Possiamo che sarà presentato a breve, e a loro si aggiunge anche Alessandro Ruzzi con la lista Risorgimento Aretino. L'annuncio con un comunicato stampa, ma ci sono già pagina Facebook ufficiale e una prima riunione fissata alla ex Bastanzetti per sabato prossimo. Che dire, gli elettori avranno davvero l'imbarazzo della scelta, ma vista con gli occhi della politica, questa è una situazione che mette in evidenza la sconfitta del bipolarismo, semmai si sia concretizzato in questo nostro paese delle meraviglie, come lo definisce un noto comico. Liste civiche, partiti morti e risorti come fenici dalle loro stesse ceneri, personaggi che fino a 2 anni fa militavano a destra e adesso si spostano a sinistra, anche se vorrebbero farla passare come una mossa verso il centro. Adesso, al grido di niente più giochi della politica, pare si sveglino davvero tutti e si vogliano tutti impegnare per la nostra bella Arezzo. Lo stesso Alessandro Ruzzi motiva la sua discesa in campo proprio così. Chi è stato centrato o sfiorato dalla M puntini puntini matura una sensibilità diversa che gli permette di valutare serenamente proclami ed annunci della politica, che poi alla fine non cambia mai nulla. E così via agli slogan: sprecare meno, spendere meglio, più trasparenza e meno bugie. Arezzo può essere una città migliore. Beh, caro Ruzzi e cari candidati, Arezzo è una città migliore. Sta a voi fare in modo che anche gli altri se ne accorgano. Buon lavoro!